Benvenuti. Oggi vi parlerò di uno storico territorio toscano, il Chianti Classico. Ne abbiamo notizie di questa parola, Chianti, già in documenti ritrovati nell'abbazia di Badia a Cortibuono, Gaiola in Chianti, alla fine del XII secolo. Pensate quanto indietro nel tempo si risale. Ma la vera svolta per quanto riguarda Chianti, inteso come zona di produzione di vino, che oggi è famosa in tutto il mondo, è il 1716, perché questo è l'anno in cui il Granduca di Toscana, Cosimo III de' Medici, tramite bando sopra la dichiarazione dei confini di quattro regioni del vino, individua proprio i confini del Chianti. Allora chiaramente si parlava soltanto di Chianti, e è bene subito precisare questa distinzione tra quelle che sono oggi due DOCG distinte, perché abbiamo Chianti Classico DOCG e Chianti DOCG con tutte le varie sottozone. Perché soltanto il Chianti Classico è quello individuato nel 1716. Una piccola zona, una piccola area tra la città di Firenze e la città di Siena, cuore della Toscana. Questo perché quando nel 1924 33 produttori si riunirono a Radda in Chianti per fondare il consorzio di difesa del marchio del vino Chianti, da un po' di tempo, da un po' di anni, stavano nascendo produzioni di vino rosso all'uso del Chianti, tutto intorno nelle colline centrali della Toscana, tutto intorno all'area storica, quindi colline fiorentine, pisane, senesi, aretine, il Montalbano. Quindi per distinguere invece il nucleo storico, la zona d'origine, nel 1932, tramite apposito decreto ministeriale, viene aggiunto il suffisso classico per distinguerlo da tutto il resto che stava nascendo. Si diceva pochi chilometri tra Siena e Firenze, appena 7.000 ettari abitati a Chianti Classico in quest'area, 8 comuni, alcuni interi, alcune porzioni, da nord San Casciano in Val di Pesa, Greve in Chianti, Barberino Tavarnelle, Poggibonzi, Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti, Castelnuovo Berardenga è il suo limite meridionale. Eppure in un'area così ristretta, grandi diversità di interpretazioni, ma soprattutto dovute a microclimi diversi, esposizioni, altitudini, che danno sfumature a questo vino particolari. Il simbolo è il gallo nero del Chianti Classico, lo troverete su ogni bottiglia di Chianti Classico, e soltanto quello individua il Chianti Classico, non lo troverete il gallo nero in altre denominazioni. Perché proprio quel simbolo lì? Beh, quello ha motivazioni storiche, perché già nel 1384 la Lega Militare del Chianti lo scelse come suo simbolo su uno sfondo dorato, gallo nero su sfondo dorato. E se vi capita di visitare Firenze, a Palazzo Vecchio, nel Salone del Cinquecento, sul soffitto, troverete un affresco di Giorgio Vasari del XVI secolo, chiamato l'Allegoria del Chianti, dove troverete raffigurato in uno scudo dorato proprio un gallo nero, simbolo appunto di questa regione del vino. Si diceva diversità, ma anche chiaramente un grande filo comune, che è il Sangiovese, perché il Chianti Classico è fatto minimo 80% da Sangiovese, può essere anche in purezza. E questo è ciò che lega tutto il territorio, quest'uva fantastica, straordinaria, che può essere però interpretata in maniere diverse, in modi diversi, perché può essere da sola oppure accompagnata con altre uve rosse tipiche toscane, come Canaiolo e Colorino, oppure con uve internazionali come Merlot, Cabernet Sauvignon e Syrah. Ricordiamoci che quando il barone di ferro Bettino Ricasoli nel 1872 scrisse la formula del Chianti, si prevedeva anche l'uso d'uve bianche, la Malvasia. Oggi, da pochi anni, non da moltissimo, è vietato. Quindi il Chianti Classico è fatto solo da uve rosse.
E qui ho un'espressione di un Chianti classico, un Sangiovese 100%, di una zona alta. Non è un vitigno che colora molto, quindi è luminoso e tenue questo rosso rubino. Ha un naso tutto di suggestioni rosse, succo di melagrana, arancia rossa. Poi in sottofondo, violetta, questo floreale tipico del Sangiovese. Ma in sottofondo anche china, ginepro e una lieve nota affumicata. Un sorso rinfrescante, sostenuto da una bella acidità viva e vibrante. Sul finale una scia sapida che ravviva un tannino saporito al gusto di marasca. Grande bevibilità e facilità di beva. Questa è una versione annata. Nel Chianti Classico abbiamo tre versioni: annata, riserva, gran selezione. Cambiano gli affinamenti: 12 mesi l'annata, 24 minimo la riserva, minimo 30 mesi la gran selezione, quindi più struttura. E se vi state chiedendo su cosa si può abbinare, ad esempio, una semplice versione annata, beh, direi per la sua spiccata acidità per piatti dove la tendenza dolce è ben percettibile. Un classico antipasto salumi formaggi, primi piatti, magari conditi con ragù di carne, come tagliatelle a ragù bianco di coniglio. Mentre la versione riserva, dove aumenta anche un po' la componente morbida, filet, carni, preparazione di carne, magari un filetto a funghi porcini, oppure una delle massime gioie della vita, la provatela sulla tradizionale bistecca alla fiorentina, alla griglia. E poi la gran selezione aumenta il volume, la struttura, anche l'alcolicità, piatti dove c'è più succulenza, più strutturati, stracotti, brasati. Ad esempio un classico toscano in umido, il peposo all'impronetina, ma va benissimo anche per piatti di cacciagione, magari con qualche salsa alle prugne o frutti di bosco. E poi, perché no, una versione annata come questa, con tannini dolci, servita fresca, anche su preparazioni di mare, come un bel cacciocco alla livornese. Alla prossima!